La Marchesa di Poggiorusco è nata nel 1987 dalle ceneri di una vecchia compagnia che si chiamava La Columbera. Siamo partiti con quasi tutti attori nuovi. Io faccio parte dall'inizio e quindi non ho perso neanche una commedia. Siamo in un bel gruppetto, siamo 12 attori, più regista, più tecnico luci, insomma noi siamo un bel gruppo di circa quasi una ventina di persone. Noi presentiamo la commedia al dottor Adlidoni, è la storia di un medico che dopo un trascorsi con una vita brillante e robe varie, e ne ha fatte di tutto e di più, a un certo punto decide di mettersi la testa a posto e di sposarsi. Sorgono degli equivoci, poiché suo suocero vorrebbe che lui continuasse a fare il dottore, ma lui invece, non avendo necessità di fare il dottore perché economicamente è di famiglia agiata, può far senza lavorare, vuol godersi la vita familiare, diciamo. Poggiorusco è il paese di confine per eccellenza, qui nella Bassa Padana, nell'Oltrepò, al confine da sempre, prima col Granducato di Modena, poi con lo Stato della Chiesa, e Poggio ha sempre risentito di queste influenze ed è anche nella sua storia, nella storia popolare, ha risentito delle storie della Bassa Padana ed è da lì che è nato il bestiario podiense che da sempre contraddistingue il nostro mitico carnasciale. Sono queste bestie immaginarie, patrimonio della tradizione contadina, raccontate ai bambini per educarli, per stare attenti ai vari pericoli della campagna, che hanno portato fino ai giorni nostri questa tradizione e che si sono trasformate anche in sculture di cartapesta portate in trionfo durante il nostro carnevale. È lì dove risiedono le nostre tradizioni, tradizioni che passano oltre che per la terra e la tradizione orale, anche per i nostri prodotti della terra, per le nostre eccellenze, quindi il lambrusco, il parmigiano reggiano, il melone, la pera tipica. Un paese che è sempre stato di gente ruvida, schietta, ma che quando apre il suo cuore è estremamente generosa e aperta alle feste e ai divertimenti. Poggiorusco, che nella sua tradizione dialettale vanta un'ottima compagnia come la Marchesa, che porta avanti proprio la lingua della nostra terra madre.